dopo tanto impegno anche come associazione Strade della Cisa, le tante firme raccolte nel 2007-2008, l'anniversario, il bicentenario della strada voluta da Napoleone con un suo decreto nel 1808, ho molta speranza che le cose siano notevolmente belle per la strada della Cisa, per il tratto Fornovo-Passo della Cisa. Mercoledì 19, infatti, alle ore 12, presso la sala conferenze del Museo Pier Maria Rossi in strada Romea 5, tutti i vertici dell'ANAS saranno presenti per illustrare due grandi progetti. Uno, il ripristino della strada da Fornovo al Passo della Cisa, dove sono state messe ingenti risorse, 2 milioni e 900 mila euro. La gara da 2 milioni e 4 è già stata espletata, devono solo assegnare i lavori. L'altra gara di 500 mila euro, che è molto più semplice, viene fatta nel giro di qualche settimana. Per cui tutti speriamo che entro maggio siano finiti i lavori e possa passare magari da Berceto anche la Mille Miglia. L'altro grande progetto è quello delle case cantoniere. Tutti sanno che sulla statale della Cisa sono state costruite 11 meravigliose case cantoniere nel tratto tra Fornovo e Passo della Cisa. Sono state costruite da Maria Luigia, quindi è l'unico nucleo storico dell'Ottocento di case cantoniere in tutta Italia. Queste case cantoniere, molte sono in condizioni disastrose, anche se bellissime come quella di Casola e anche quella di Castellonchio. Qualcosa è già stato fatto. Utilmente nel 2000 l'amministrazione provinciale aveva recuperato una casa cantoniera Cassio Paese e una casa cantoniera verso il Passo della Cisa, trasformandoli in ostelli per la via Francigena. Ostelli che sono in piena funzione e che oggi la convenzione è tra il Comune e l'ANAS. Proprio sulla base di questi risultati, grazie anche al lavoro che ha fatto l'architetto Mario De Logo negli anni passati, sono state sistemate, strappate dalla rovina, due case cantoniere nel comune di Berceto, quella di Ripassante e quella di Montemarino. Adesso queste due case cantoniere, insieme alla casa cantoniera di Fornovo Centro, sono in un bando nazionale dell'ANAS che comprende 30 case cantoniere su tutto il territorio nazionale, che l'ANAS vuole recuperare, finire, ultimare, per poi avere come destinazione la promozione del territorio, la promozione di prodotti tipici e l'ospitalità. Quindi io spero che questo bando vada a buon fine, che ci siano gli imprenditori che possono prendere in gestione queste case cantoniere del tutto ristrutturate e che possano diventare un ulteriore elemento di sviluppo per le nostre zone, anche perché il tratto Fornovo-Berceto, Fornovo Passo della Cisa, in pratica è allineato anche con la via Francigena e quindi queste case cantoniere servirebbero anche per l'ospitalità dei pellegrini. Il progetto sulla strada della Cisa è un progetto molto più ampio e ho trovato sensibilità presso il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani, presso i vertici e anche il capo di compartimento di Bologna. Si ha intenzione di far tornare questa strada come fiore all'occhiello a livello nazionale dell'ANAS e quindi sono in corso anche ulteriori perizie per sistemare tutti i manufatti che sono le fontane, che sono i guardrai, che sono i muretti, che è il porfido nelle cunette dei tornanti di Piantonia. Una strada che, come dicevo, un fiore all'occhiello dell'ANAS per la percorrenza dolce, per il turismo compatibile, per il turismo responsabile. Sappiamo tutti che la strada della Cisa è molto amata e conosciuta in Europa. Dobbiamo presentarci all'Europa con questo fiore all'occhiello, che è un tibre fatto nell'Ottocento su intuito di Napoleone, da Sarzana a Verona, quindi dal mare Tirreno al cuore dell'Europa. Questa strada, che può essere utilizzata per la viabilità dolce, quindi una percorrenza anche con le macchine elettriche, una percorrenza in bicicletta, una percorrenza che di coloro che vogliono valorizzare le bellezze del nostro territorio, delle nostre terre alte,
deve ritornare ai suoi splendori di un tempo per essere appunto attrattiva. C'è molto fascino, basta ricordare che Ferrari ha debuttato come corridore nella Parma Poggio di Berceto, basta pensare le bellezze che attraversa con i tornanti di Piantonia, con il passo della Cisa, tutto un ambiente molto bello. E questa struttura è indispensabile se vogliamo un turismo responsabile nelle nostre zone, un turismo europeo di tutte quelle popolazioni tedesche, olandesi, che hanno come abitudine, come tradizione di fare anche una settimana in bicicletta. E questo sarebbe molto bello perché noi abbiamo tutte le possibilità necessarie. Infatti questo tratto può essere percorso in bicicletta, in auto elettriche, può essere percorso a piedi pensando alla via Francigena, può essere utilizzato anche il treno pensando alla Pontremolese, e quindi arrivare a Fornovo per poi percorrere in bicicletta il tratto di strada più bello. E abbiamo quindi tutte le intenzioni come amministrazioni comunali, non solo Berceto, di valorizzare queste cose. Io mi sento di ringraziare molto l'ANAS di essere arrivata ad avere questa sensibilità che non termina con questi 2,9 milioni, non termina con queste tre case cantoniere che verranno strappate al degrado, e spero che continuerà, perché l'obiettivo che mi pongo è di far sistemare anche la casa cantoniera di Casola, che è bellissima, e la casa cantoniera di Castellonchio, oltre alle altre nei piani successivi dell'ANAS. Quindi tutti a Berceto, mercoledì 19 ottobre alle ore 12 presso il Museo Pier Maria Rossi.